ragazzi, qui è il cast, ben ritrovati signori in questo nuovo video, l'inizio di una nuova serie signori, perché come potete vedere siamo su Valentino Rossi The Game. E ragazzi, mi raccomando, per questo inizio di serie supportateci con tanti like e con tanti commenti per farci capire se la serie vi piace. Premiamo options, andiamo subito avanti signori. Eccoci qua, vediamo che dice. State, alzo un po' il volume. Ah ok signori, dobbiamo sistemare praticamente il nostro giocatore. Vabbè, vi salto questa parte perché è noioso. Ecco qua signori, sistemato tutto, il nome, abbiamo sistemato tutto, l'età, la nazionalità, il numero, un attimo che ve lo ruoto, il numero, vabbè il numero lo vedete in alto a destra, in alto a sinistra, scusate, poi il soprannome ovviamente principale ragazzi, perché noi siamo principali, quindi andiamo avanti, andiamo a scegliere accessori. Allora questa non è una parte penso veloce, vabbè, il casco, ragazzi questo mi piace un sacco, col 46, prendiamo questo, vabbè bilanciato, mettiamo, confermiamo. Ok ragazzi, abbiamo fatto tutto, madonna mia. Ok ragazzi, andiamo dunque, vediamo ora cosa dobbiamo fare, perché abbiamo sistemato tutto, sia per quanto riguarda il pilota proprio in sé per sé della MotoGP, sia per quanto riguarda quello del flat track dovrebbe essere, quindi nel ranch di Valentino. Quindi vediamo cosa ci esce fuori. Ciao principale, cioè non ci credo ragazzi, la chat di gruppo con Valentino. Intanto nel frattempo andiamo avanti signori, vediamo la prima tappa del nostro calendario al Moto Ranch. Allora ragazzi, quindi andremo a fare la gara con il ranch, quindi preparatevi perché adesso speriamo di dare spettacolo. Difficoltà IA difficile, danni sì, mettiamoli leggeri, per ora. Timer penalità non penso che serva a qualcosa. Quindi nel frattempo che salvo, vediamo aiuti di guida, ovviamente fisica pro. Ciao, benvenuto al Motor Ranch. Finalmente ci conosciamo. No, raga. Questo è uno dei posti per no, Carus. Tra una gara e l'altra del campionato veniamo qui per allenarci sul flat track. Stavamo proprio per cominciare una gara. Che ne dici di unirti a noi? Ma subito. Appena sei pronto, raggiungici in pista. Mamma mia, signor, scendiamo subito in pista, andiamo a farci la gara con Oh, eccoci qua. Andiamo. Eccolo signori, il principale. Principale scritto, vedete ragazzi la grafica, dat grafica signori, dat grafica. Proviamo a partire signori, siamo carichi. Via, vai 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 vai, si parte signori, si parte, incredibile. Subito, ci destreggiamo, proviamo subito a destreggiarci signori, un po' di sorpassi qua e là, cerchiamo di non cadere, di non fare una figura di merda alla prima con Valentina, attenzione, 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 attenzione. Subito signori, stiamo andando veramente una bot, mamma mia signori. Abbiamo già recuperato quante posizioni, non lo so, però le abbiamo recuperate intanto. Andiamo subito. Qui, attenzione, Baldassarri, sorpassiamo Baldassarri, oddio. Oddio, andiamo a prendere Baldassarri. Qui, la moto che si inclina, è normalissimo, l'ho visto fare anche a Rossi. Signori, oddio, leviti. Ah, rewind con R1. Siamo scivolati Carusi. Però l'importante è rialzarsi, dai, continuiamo così, cerchiamo di non fare altre minchiate perché non voglio utilizzare 18.000 rewind. Vai, vai così. Vai così. Poi ragazzi, però fatto bene, no, no. Scusa Valentino se ti tocco, però mi piace ma devo passare. Qui ragazzi io non freno. Non voglio frenare, vai vai vai. Marini, questo è il fratello di Valentino, attenzione, attenzione. Signori siamo davanti, signori siamo davanti. Siamo davanti signori, siamo davanti. Ragazzi veramente devo dire un gioco fatto molto bene. Molto molto bene ragazzi, soprattutto questa nuova modalità. Io ragazzi ci sono un po' abituato col motocross perché ho giocato MXGP2. Non è ovviamente la stessa fisica di MXGP2 perché qua non si sta parlando di motocross, si sta parlando nel ranch di Valentino, però comunque la fisica ragazzi anche con i movimenti, il corpo fuori è comunque simile, quindi un po' ragazzi c'ero abituato. Tra l'altro ragazzi non stiamo per nulla facendo male, tra l'altro siamo primi ragazzi, quindi direi veramente una cosa bellissima. E ragazzi ovviamente come vi dico, mentre riguardate la gara che sta andando veramente una bomba, lasciate ovviamente tantissimi like al video veramente per farmi capire se la serie vi piace, vi può interessare, perché veramente ragazzi a me questo gioco sono sicuro che caschiamo per cazzate allucinanti. Comunque vi stavo dicendo, sono sicuro che questo gioco
ci porterà via tutta l'estate, e a me non può far altro che piacere, perché veramente, ragazzi, un gioco che mi piace tantissimo. Eccoci qua, ci giriamo, non c'è nessuno, signori, ci siamo solo noi e andiamo a vincere al ranch di Valentino, signori. Mamma mia, signori, incredibile. Andiamo a vincere al ranch di Valentino, ragazzi. Per essere la tua prima volta al Motor Ranch sei andato davvero forte. Mamma mia, abbiamo dato 8 secondi a Valentino. Complimenti principale, grande, cioè mi fanno anche i complimenti principale, ovviamente. Email, vabbè, sono le spiegazioni dei punti, già le so tutte. Ragazzi, eccoci dunque, arrivati, signori, adesso a Termas de Rio Hondo Moto 3. E ragazzi, preparatevi, perché questa è la prima che siamo da wildcard, anche se siamo con il team di Valentino. Però ragazzi, questa è la prima gara che facciamo, speriamo di fare bene, mi raccomando. Difficoltà ovviamente è difficile, ragazzi, fisica, però, perché ve l'ho detto, ho giocato con un bastardo a MotoGP 15, quindi preparatevi allo spettacolo, si inizia la gara della Moto 3. Ragazzi, non sto più nella pelle, scendiamo in pista per questa prima gara del campionato. Ok, facciamo continuo, queste cose sono a memoria. Ci sistemiamo il casco, signori, con il nostro casco PR46. Ci prepariamo, signori, sullo schieramento. Siamo pronti a partire, carichiamo la moto e si parte, signori. Ovviamente poi la traiettoria ideale la metterò solo alle curve dal prossimo episodio, perché è veramente una porcata vederla su tutto il circuito. Cerchiamo subito di recuperare posizioni, signori. Ci mettiamo sulla destra di tutti i piloti. Proviamo subito a recuperare. Cerchiamo di stare concentrati, ragazzi. In questo momento siamo in 23esima posizione. C'è davanti a noi Migno e Nordin. Non so veramente chi caspita siano, però vabbè, dettagli. Questo, ragazzi, ci sta bloccando, siamo nettamente più veloci di lui e ci sta bloccando. Davanti a noi c'è Buzz Snyder, ragazzi, lo conosco questo Buzz Snyder, perché praticamente appartiene a un DLC dove ci sono tutti i piloti giovani. Questo è un pilota giovanissimo. Attenzione, signori, perché già abbiamo recuperato, se non sbaglio, 19 posizioni, 18 posizioni. Ok, qua la frenata gliela mettiamo, diciamo, un po' più brusca, cerchiamo di risparmiare più strada possibile e di andare di gettarci all'inseguimento di tutti quelli là davanti, praticamente. Cerchiamo di puntare al podio, non penso alla vittoria, però almeno al podio, ragazzi, proviamoci, perché un danno nuoce. Attenzione, entriamo qui a cannone. Vai. Sono un po' lontani effettivamente i primi, però noi per ora va bene così, ragazzi, è normale. La prima gara non possiamo sperare di fare i grandi montoni. Niente, ci dobbiamo abituare ancora a questo gioco. Vai, inizia però, ragazzi, mi intralcio, si mettono tutti a intralciare la mia traiettoria, che è molto più veloce di loro. In questo momento, ragazzi, nona posizione. Prendiamo una staccata molto brusca. Ne superiamo praticamente, ne abbiamo superati tutti. E ora, signori, ci gettiamo sul rettilineo. Attenzione all'inseguimento di Fenati, Bulega, siamo tutti qua, tutti dalla via R46, pronti a fare il culo a quelli che ci sono là davanti, signori. Ora qui proverò una mala staccata di quelle allucinanti. Allargato, no, vai, la teniamo, oddio, vai che la stiamo tenendo, vai così. In questo momento, signori, in prima posizione stiamo lottando con Binder e Bastianini, se non sbaglio, quindi siamo praticamente tantissimi italiani qua. Ho allargato la traiettoria e Bastianini prova a infilarsi come il cane dannato, però noi acceleriamo in questo rettilineo, signori. Giriamoci dietro, abbiamo preso un bel po' di distacco, però ragazzi, questo casco è meraviglioso, signori, abbiamo allungato tantissimo,
però mi sa che la difficoltà difficile è un po' troppo facile. Quindi ragazzi, mi sa che dalla prossima, però lasciamo prendere questa difficoltà dall'inizio della prossima stagione, dato che siamo wild card, ovviamente comincerò a mettere realistica, però comunque vedremo, perché ve l'ho detto, la realistica di questo gioco non è la realistica, la difficoltà reale, la corrispondente difficoltà reale che c'è nel MotoGP 15, quindi veramente ragazzi è qualcosa di molto più, oddio, mamma mia, parlo e faccio ste stronzate. Ragazzi, il rewind è molto più agevolato perché ti fa rallentare, ti fa correggere allo stesso tempo la traiettoria sbagliata che hai fatto. Comunque nel frattempo ragazzi, vi guardate la gara, vi dico un po' di novità che ci saranno sul canale, perché oltre ovviamente a questa serie ci saranno ovviamente le serie parallele di Maugio con i consigli, non vi spoilerò nulla, però è una specie di rubrica di Clash Royale. E inoltre ovviamente da parte mia continuerà le mie serie, continueranno la carriera allenatore, appunto questa qui che è appena cominciata, che spero ragazzi che ci farà divertire, perché lo spero veramente, sono sicuro che sarà una serie che ci prenderà molto. E poi se volete ovviamente altri video divertenti, consigliateceli nei commenti, perché ragazzi noi ve li faremo subito, perché come vi ho detto i video divertenti a noi appunto piace farli, perché anche durante quando li registriamo è qualcosa di spettacolare, perché facciamo veramente le meglio risate, come si suol dire, che è un modo di stare insieme, divertirsi e nel frattempo fare divertire voi. Quindi nel frattempo ragazzi abbiamo appena qualche secondino fa abbiamo tagliato il traguardo, siamo all'ultimo giro, signori, siamo in prima posizione, abbiamo dominato il GP partendo ultimi, signori, quindi veramente una cosa incredibile. Ragazzi, vi confesso che io sono abituato già a giocare a questi tipi di MotoGP, perché come vi ho detto sono un maestro di MotoGP 15, perché per esempio in reale parto, mi faccio le gare da solo con la MotoGP, parto ultimo, arrivo primo, quindi ragazzi per farvi capire insomma che sono molto esperto di questi giochi e adoro soprattutto i giochi di MotoGP, data la mia passione per Valentino Rossi, ragazzi, che dovete supportare sempre. Quindi ci apprestiamo dunque ad affrontare le ultime curve che rimangono di questo GP in frenata, la gestiamo bene, la accomodiamo, come si suol dire, tanto c'è una battaglia dietro, però a noi non può fregare di meno, l'importante è non sbagliare, frenate ed essere cinici e concentrati sull'obiettivo, perché ragazzi la nostra prima vittoria all'esordio sta arrivando in una maniera clamorosa partendo ultimo. Se non sbaglio avrei potuto fare anche qualifica e gara, perché c'era anche qualifica e gara, però ragazzi non ci ho fatto caso, la prossima volta ci farò meglio caso. Comunque ci apprestiamo a affrontare l'ultima curva, signori, le ultime due curve, anzi una, e poi eccola questa qua, signori, ci mettiamo sul traguardo in impennata e vinciamo, signori, vinciamo la prima gara, la nostra prima gara in Moto3, veramente una gara fantastica, vinciamo la nostra prima gara, 12.400 e 6.200 di reputazione, 12.400, miglioriamo le nostre abilità, perché come vi ho detto ragazzi, andando avanti con le vittorie, con i vari eventi che facciamo, andiamo avanti con tutte le abilità che appunto affrontiamo. Andando ragazzi, Valentino ci fa ovviamente i complimenti, vabbè, non mi interessa non parlare, ci fa i complimenti per la nostra gara, perché veramente è stata una gara incredibile. Nel prossimo episodio vedremo cosa ci dirà Valentino e cosa ci aspetterà nel calendario, non lo guardo neanche proprio ragazzi, perché voglio lasciare come a me, voglio lasciare a voi la sorpresa. Quindi ragazzi, per me è tutto, dal Casti e dal canale dei principali, bella!